ragazze, eccomi anche oggi con un nuovo video e ho deciso di rifare un Get Ready With Me, in quanto l'ultima volta devo dire che mi sono divertita e rilassata tantissimo a girarlo, anche perché è un modo secondo me di scambiare quattro chiacchiere in tutta tranquillità. Infatti oggi non vedevo l'ora di registrare questo video, ho fatto un po' di cose in giro, un po' di impegni e non vedevo l'ora di sedermi qui, rilassarmi e parlare con voi. Quindi non mi perdo molto in chiacchiere e iniziamo. Ho già realizzato la base, più che realizzato la base oggi andavo. Oggi ero in giro così, quindi non mi sono truccata particolarmente perché sta nevicando bene, anche in Puglia nevica e per questo motivo ho deciso di truccarmi in maniera leggerissima, anche perché fa un freddo cane, per cui non sentivo l'esigenza oggi di truccarmi tantissimo. Però stasera volevo fare un trucco semplice e quindi ho detto perché no, facciamo anche oggi un Get Ready With Me, anche perché comunque voglio farlo diventare un appuntamento settimanale e voglio cogliere l'occasione di fare questi video proprio per raccontarvi un po' magari qualche cosa in più di me, qualche aneddoto in più. Quindi niente, diciamo che ogni lunedì cercherò di fare, prometto, voglio riprendere la mia vecchia programmazione, cioè quella di pubblicare almeno 3 video a settimana, e spero davvero di riuscirci perché è molto impegnativo, soprattutto se si hanno altri impegni. Se facessi solo questo sicuramente riuscirei a starci un pochettino più dietro al canale, però mi sto impegnando tantissimo, quindi cercherò e vi prometto che cercherò di essere più costante almeno 3 volte a settimana. Poi con l'arrivo dei vlog diciamo che sarà anche un pochettino più semplice. E io stamattina mi sono svegliata e in realtà già ieri sera nevicchiava un po', non so se è un termine che esiste, ma comunque c'era nell'aria questo sentore che anche oggi la giornata sarebbe stata così, giornata freddolosa. Io devo trasferirmi a Milano, ma a quanto pare Milano sta venendo a prendermi qui in Puglia, per cui tra l'altro oggi ho sentito Sini, mi ha detto che lì è una giornata bellissima, quindi a quanto pare la Puglia è andata a Milano e Milano è venuto in Puglia. Voglio cogliere l'occasione di questi video per raccontarvi un po' della mia vita, un po' di come ero quando ero piccola, di quello che facevo. Ero un vero e proprio maschiaccio in tutti i sensi, sia fisicamente che caratterialmente, detto bene. I miei abitano in periferia, per cui io vagavo per la campagna in cerca di sassi particolari, pietre, gemme preziose, tesori nascosti e ramoscelli dalle forme strane. Diciamo che amavo collezionare questo genere di cose. Poi c'è stata la mia fissa che volevo per forza accendere il fuoco con 2 stecchetti di legno, per cui passavo il pomeriggio insieme a mio cugino a cercare di appiccare il fuoco, ovviamente invano perché non siamo all'età della pietra, non sappiamo come fare, per cui diciamo che era abbastanza improbabile. Abbandonata l'idea di appiccare il fuoco, sono tornata di nuovo a collezionare le mie amate pietre, i miei amati ramoscelli di legno, che conservavo per la gioia di mia madre tutti sotto il letto. Il letto per me era il mio bottino, nel senso non il mio bottino, come si dice, il mio, oddio, la mia, diciamo, cassaforte, dove al di sotto di esso io nascondevo di tutto. Quindi mia mamma ogni volta che faceva le pulizie trovava di tutto. Altra cosa che mi piaceva tantissimo era il pulire le pietre, nel senso quando le raccogliete dalla terra sono sporche, allora io prendevo un'altra pietrolina, la grattavo e la facevo diventare tutta bianca. Bene, quando sei bambino e non hai un cavolo da fare, ti diverti a fare queste cose.
E niente, quindi questo diciamo era la mia passione, anche lì diciamo iniziavo ad avere una vena artistica, quindi la mia propensione verso l'arte è iniziata dalle pietre. Poi altra cosa che amavo molto è comportarmi da scimmia, perché io amavo tantissimo, ma proprio tanto 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 tanto, arrampicarmi sugli alberi. Era proprio la mia passione. In realtà avevo il mio albero preferito, che era praticamente sul piazzale di casa e che affacciava sulla casa di mio cugino, perché i miei zii abitano a fianco a casa mia. Mi arrampicavo su quest'albero e chiamavo mia cugina dall'altra parte, quindi parlavamo io sull'albero e lei dalla casa sua. Ho avuto anche una piccola transizione in cui una scimmia si era impossessata del mio corpo, e questa è la verità. Poi altra cosa che ricordo proprio con tenerezza è quando eravamo ogni domenica, in realtà noi eravamo spesso a casa dei miei nonni, però la domenica ci incontravamo, ritrovavamo con tutti i cugini, i cuginetti, tutto quanto, e facevamo impazzire mio nonno perché lo costringevamo letteralmente a costruirci le tende degli indiani, ma non così, cioè proprio fatte bene, quindi con il legno a triangolo bloccato sull'alto, il telo, cioè ragazze, di tutto e di più. E in più, scusate che non trovo un pennello, eccolo, ci deliziavamo, io e i miei cugini, a creare delle torte di terra, cioè bene, avete capito bene, con la terra impastavamo la nostra torta ovviamente e realizzavamo queste bellissime torte fatte di terra che venivano poi meticolosamente decorate con delle pietre, e la sabbia veniva utilizzata come zucchero a velo. Sì. Dopodiché sono stata ricoverata in un istituto psichiatrico per tanto tanto tempo. No, scherzo. Comunque, avete scoperto anche questo mio piccolo iter della mia vita, questo mio piccolo sprazzo della mia vita, in cui ero, facendo una piccola conclusione, un maschiaccio, cioè una scimmia maschio, che si divertiva a realizzare torte di terra. Ora la mia reputazione è letteralmente distrutta. Per quanto riguarda il make-up, parliamo di cose serie, direi che sugli occhi, per quanto riguarda la palpebra, mi fermo così. Adesso mi interrompo un attimo il discorso, so che avevo detto di non farlo, ma non è per dirvi il prodotto che utilizzerò, ma per dirvi in che modo lo utilizzerò, in quanto ho visto in parecchi video delle americane che loro utilizzano questo prodotto come eyeliner. Volevo provarlo da tanto tempo e colgo oggi l'occasione di farlo. E praticamente, vediamo se qui tutto a posto registra, sì. E voglio appunto utilizzare la tinta labbra come eyeliner, quindi vado ad utilizzare questa qui di Sephora come tonalità che diciamo mi piace, mi potrebbe piacere come eyeliner, e la applico come se fosse un eyeliner. Quindi, tornando al discorso che stavamo facendo prima, sì, senza specchio Pamela non ci riuscirai mai, ma dico mai, in questa impresa. Quindi prendo lui, di cose ne ho combinate tante, tra cui una che forse non vi aspettereste mai da me, e che quando ero piccolina ero un po' pazzerella, sono scappata da scuola. Ebbene sì, sono scappata da scuola. Io praticamente alle elementari facevo il tempo pieno. Quindi entravo alle 8 del mattino, 8 e mezzo ora non ricordo, e uscivo alle 4, 4 e mezza. E quindi, non so se anche da voi si utilizzava così, ma qui praticamente c'era un piccolo tagliandino che era un buono pasto. Tutte le volte che appunto si rimaneva a scuola e quindi... Oh, guarda che è successo! Vabbè, si rimaneva a scuola e quindi si pranzava a scuola, bisognava consegnare questo tagliandino. I miei maestri erano abituati che io appunto erano abituati al fatto che io rimanessi sempre a scuola, ma quel giorno no, non sono rimasta a scuola
E avendo una reputazione scolastica molto positiva, in quanto era una ragazzina, comunque una bambina, molto brava a scuola, tranquilla, quindi diciamo che i maestri non si sono mai, in quel momento non si sono insospettiti del fatto che io non rimanesse appunto a pranzare a scuola. E io cosa ho fatto? Niente, ho semplicemente mentito dicendo che mio papà mi sarebbe venuto a prendere da scuola, ma in realtà papà e mamma dovevano partire per Modena, in quanto mia sorella la bambina aveva avuto dei problemi, quindi dovevano andare in questo ospedale qua, e io ovviamente non volevo rimanere a casa da sola. Per cui, sapendo che loro dovevano partire, ho detto no, io non rimango qui a scuola, io scappo e vado con i miei genitori a Modena. Bene, l'unico problema è che la scuola, la mia scuola elementare, era molto distante da casa mia, perché appunto mi abitavo in periferia. E io, all'età forse della seconda o terza elementare, non ricordo bene, ma ero molto piccola, ho fatto tutta la strada a piedi da sola. Io mi ricordo ancora tutte le macchine che ovviamente si chiedevano come mai questa ragazzina cammina da sola per strada. Niente, senza per tirarla per le lunghe, sono scappata da scuola, casino, non so poi come, non mi ricordo come poi i maestri sono venuti a conoscenza della cosa. Comunque hanno chiamato i carabinieri, che erano in giro per il paese a trovarmi. C'è un casino pazzesco. Per la strada poi mio zio mi ha incontrato, un casino pazzesco. Alla fine sono partita con mio padre e sono andata a Modena. Ce l'ho fatta! E va bene, quindi come dire che i bambini alla fine ottengono sempre quello che vogliono. Ora, qua si è combinato un casaccio, perché praticamente la tinta si è stampata su, qui, sull'ombretto, e non penso andrà via, sì. Ok, allora, alla fine praticamente poi ho tolto il make-up dall'occhio e l'ho rifatto. La mia indole da piccola era abbastanza, come dire, ero molto tranquilla in realtà, però ogni tanto facevo queste piccole pazzie, oppure quando facevo arrabbiare mamma e dicevo io me ne vado via, oppure quando mia madre si arrabbiava io ti mando via di casa, e poi praticamente non l'ho mai fatto ovviamente, però per farti un attimino un po' spaventare tutto quanto, le mamme solitamente tendono a dire che ti cacciano, ti mandano via, ma poi è solo una balla, infatti poi non è stato così. Devo dire anche che comunque se ripensi a tutto quello che fai da bambino, a tutto quello che magari fai anche nell'adolescenza, no? Tutte quelle cose che ti sembrano problemi enormi, poi crescendo capisci che erano soltanto delle cavolate, ma che ovviamente a quell'età ti sembrano cose insormontabili, cose che non si riusciranno mai a risolvere, però poi alla fine cavolate. Adesso io direi, gli occhi non li ho finiti, non li ho finiti, devo mettere la matita, perché mi piace tantissimo applicare la matita qui nella rima superiore, perché dà appunto la sensazione di ciglia più folte, perché andando appunto a riempire di nero intensifica la rima e rende appunto le ciglia un pochettino più folte. Metto soltanto un velo di mascara e direi che il make up occhi io lo terminerei qui, perché volevo una cosa molto molto easy. In realtà poi l'ho dovuta rifare due volte, però il risultato mi è piaciuto. Tra l'altro questa robina qui, di utilizzare forse un peletto di matita qui solo a metà, la metto così, mi piace tanto metterla a metà un po' sfumata. Stavo dicendo che la tinta labbra come liner mi piace tantissimo, è fighissima come cosa. L'effetto è davvero bello, perché magari prova sempre l'eyeliner del colore che cerchiamo o addirittura opaco, così opaco, e devo dire che questa
Questo piccolo trucchetto mi piace tantissimo. Bello, bello. Poi se avete gli occhi verdi, questo colore qua, ciao. E adesso cosa manca? Intensifichiamo forse un pelettino il blush. Riguardo invece i capelli, ho visto che ci sono molte domande anche sui capelli. E per ottenere questo colore, ovviamente, a prescindere dal fatto che io avessi o meno l'arancione fluo come base, anche se voi siete scure, cioè quindi un castano, comunque un colore naturale, pure come la mia radice, dovete per forza decolorare. Eppure tanto, perché io per ottenere questo viola, io nel tanto mi pulisco le mani perché ho combinato un macello, per ottenere questo viola ho dovuto decolorare fino al platino. E ovviamente, avendo una base arancione, non in tutte le zone il risultato è stato platino, quindi di qua ho una base, un biondo un po' più caldo, e di qua in giù il biondo era quasi platino, quindi diciamo che nelle lunghezze siamo riusciti un attimino ad ottenere il giusto colore. Ora tolgo il burro cacao, è che devo andare ad applicare la tinta, e prendo la stessa tinta che ho applicato sugli occhi e la applichiamo sulle labbra per creare un attimino di armonia. Vabbè, faccio veloce e poi rifinisco. E quindi questi capelli ovviamente si possono ottenere solo decolorando. Tra l'altro io questa tinta l'adoro. È stata una delle prime tinte della quale mi sono innamorata follemente, ma perché diventa opaca, il colore è stupendo, e dura un po', si stende benissimo, ce l'ho da tantissimo tempo, quindi non so se è ancora in produzione o meno, se la trovate prendetela. No raga, no, devo toglierlo, cioè guardate, perché ogni santissima volta, guardate, sembra che le labbra... Va bene, io ve l'avevo detto che ogni volta è così, non ci posso fare niente. Oggi praticamente mi devo struccare un milione di volte. Odio quando capitano queste cose, odio profondo. Odio. Bene, ora lo metto con calma e ritorno con le labbra perfette. Ok, non saranno perfette, però direi che rispetto a prima vanno un pochettino meglio. Come vedete si asciuga in maniera rapidissima, questa tinta mi piace tantissimo. Direi anche di sciogliere i capelli, di dargli un attimino una sistematina. Tra l'altro adoro questa spazzolina, mamma mia, da quando l'ho acquistata è stata la mia rivelazione, soprattutto adesso che ho i capelli molto molto rovinati, top, perfetta. Questo è il risultato finale, il make up finito. Devo dire che non mi dispiace rispetto all'altra volta, preferisco molto di più questo. E io spero che questo video vi abbia fatto anche oggi compagnia. Se avete qualche domanda, qualche curiosità che volete chiedermi, lasciatemi un commento qui sotto, perché magari nel prossimo Get Ready With Me di lunedì rispondo anche a qualche vostra domanda, quindi colgo l'occasione di rispondere a delle vostre curiosità. Magari farò anche un video apposito solo in cui rispondo alle vostre domande, però perché no, magari mentre mi trucco posso, come ho fatto oggi per alcune cose che mi ricordavo che mi avevate chiesto, risposto. Quindi se avete qualche curiosità, qualche domanda, lasciatemela scritta qui giù nei commenti. Io appunto spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo con un video molto particolare. Ciao!